Allora, io mi presento, sono la dottoressa Torretta Patrizia, sono un funzionario psicologo della Polizia di Stato e opero all'interno della Polizia Postale. La Polizia Postale, il servizio di Polizia Postale è una specialità della Polizia di Stato che si occupa dei crimini informatici. È una specialità proprio per questo, perché l'attività di prevenzione e di contrasto dei crimini, dei reati che si verificano sulla rete, è appannaggio proprio di questa specialità. Il servizio di polizia postale è un ufficio centrale e che noi siamo ramificati su tutto il territorio, attraverso i nostri compartimenti che sono in tutti i capoluoghi di provincia. Ci sono in tutta Italia 20 compartimenti di polizia postale dove potreste, recare nei casi in cui siete vittime o comunque informati su fatti reato che riguardano reati informatici, e 77 sezioni, quindi insomma siamo molto presenti. All'interno del servizio di polizia postale c'è l'unità di analisi dei crimini informatici di cui faccio parte, siamo due psicologi funzionari e un collaboratore, e tutti laureati in psicologia con specializzazioni diverse, chi in ipnosi, io in psicologia umanistica esistenziale, quindi ognuno di noi ha una preparazione diversa, però tutti con la passione soprattutto per l'attività di prevenzione e repressione dei reati informatici. La mia formazione, solo per dare qualche informazione in più, anche per ridimensionare il mio stato d'ansia, è il fatto che io provengo dai ruoli operativi, pertanto ho un'esperienza sul campo, quindi in polizia proprio di tipo pratico. Sono stata quindi dalla parte di chi ha fatto attività investigativa, non nel settore informatico, però ho una conoscenza della realtà. Questa premessa perché? Perché comunque tra le attività che svolgiamo noi dell'UACI, noi psicologi del servizio di polizia postale, c'è un'attività anche di sostegno. Ecco, qui in questa slide sono riportate un po' le attività, diciamo gli ambiti in cui noi operiamo. Prevalentemente, considerate che il nostro punto di partenza non può che essere necessariamente l'attività investigativa. I dati che provengono dalle investigazioni dei nostri operatori di polizia vengono letti, elaborati attraverso le scienze sociali, quindi attraverso la nostra competenza specifica, e vengono rimandati agli operatori perché possano essere più efficaci nell'attività di repressione, e a noi invece psicologi servono per poter orientare la prevenzione sul territorio, perché chiaramente conoscere i comportamenti che gli utenti hanno sulla rete, come si muovono, le modalità proprio di come utilizzano la rete, per noi è fondamentale per orientare la nostra prevenzione. Questa direttiva presta attenzione anche, quindi, non solo al bullismo, ma anche al cyberbullismo, e fa riferimento alle immagini. Faccio riferimento a queste leggi, anche se non le cito in modo specifico, per dire che comunque all'interno della scuola, quando vengono istituiti dei laboratori informatici, e delle sale multimediali, sapete benissimo, non ve lo devo dire io, che è necessario comunque disciplinare e registrare, tenere un registro degli accessi a internet. Questa è una piccolissima ricerca che non ha la pretesa di avere un campione, perché sono soltanto tre classi di una scuola media di Roma, l'età compresa dei ragazzi intervistati va dagli 11 ai 13 anni. Volevamo capire un po' meglio cosa pensavano, se avevano la percezione di quello che fanno, cioè se avevano la percezione che quello che compiono, gli atti che compiono, spesso sono un reato. Abbiamo quindi creato, abbiamo identificato quattro situazioni tipiche di cyberbullismo, con dando la possibilità ai ragazzi di definirle secondo tre parametri: se è uno scherzo, un comportamento sbagliato o un reato punito dalla polizia. Vi leggo il primo caso. Leggendo il diario di un compagno, un ragazzo gli ruba la password del profilo su MSN e chatta a nome suo su MSN. Una ragazza scatta una foto col telefonino ad una compagna di classe e utilizza questa foto per aprire un profilo su Facebook a nome della compagna. Successivamente,
sul profilo falso a nome dell'amica, pubblica l'indirizzo di casa dell'amica e il suo numero di cellulare. Al telefono dell'amica arrivano telefonate da sconosciuti. Un gruppo di ragazzi prende in giro una ragazza a scuola, la insultano, le fanno dei dispetti e filmano tutto con il telefonino. I ragazzi mandano via MMS il filmato a tutti gli amici e ridono delle prepotenze. La quarta situazione, un ragazzo invia email con insulti alla sua ex ragazza, posta sulla pagina di Facebook della ragazza informazioni sulla loro relazione finita, condivide su MS immagini intime perché è arrabbiato di essere stato lasciato. La descrizione è scritta in modo molto semplice perché i ragazzi possano capire, i risultati sono stati questi. Quindi soltanto la situazione 2 dove c'è una violazione della privacy e sostituzione di persona è stata qualificata come reato. Il resto sono tutti comportamenti sbagliati. Nessuno però ha detto che è stato uno scherzo, quindi comunque si rendono conto che c'è qualcosa che non che all'altro potrebbe creare problemi. Reati, casi, questo vengono così. Il vissuto delle vittime, questo ci è capitato, ecco, soprattutto il secondo caso, che c'è stato un allarmismo, nel senso che comunque noi quando riceviamo segnalazioni che esistono, segnalazioni appunto di questo tipo, dove qualcuno dichiara che è in pericolo comunque di vita perché sta pensando di suicidarsi, scatta tutto un meccanismo in cui l'autorità giudiziaria ci invia, ci dà la possibilità di intervenire nell'emergenza senza avere mandati e altro, e di poter quindi bloccare, identificare la persona dove si trova e siamo arrivati in tempo. Mi suiciderò domani mattina a scuola, mi butterò dal terzo piano, la vita mi ha distrutto, sono stato sfottuto, picchiato, preso in giro e sputato addosso, basta addio. Marco, 11 anni, vittima di bullismo che scrive sulla chat di un gioco di ruolo online. E questa è la testimonianza di questa vittima che dice: ogni volta che apro la casella di mail leggo sempre gli stessi insulti, ogni volta che accedo al mio blog lo trovo invaso dalle parolacce, ogni volta che vado su Facebook scopro che qualcuno ha messo sulla mia bacheca informazioni false e che mi fanno sembrare un poco di buono. Io credo di sapere chi sia, ma quello che davvero mi pesa è vedere che non la smette, che ormai su internet mi contattano solo per darmi della prostituta e quando cammino in corridoio a scuola mi sento tutti gli occhi addosso e le risatine degli altri cominciano davvero a farmi passare la voglia di andare a scuola. Che sta facendo adesso? Ha continuato ad andare a scuola? Si sta adeguando all'immagine che gli altri hanno di lei? Non lo sappiamo, quindi comunque gli effetti sono anche devastanti, soprattutto se pensiamo che molte volte proprio nel cyberbullismo l'autore, quindi il cyberbullo, molte volte non si rende proprio conto di quanto dolore e sofferenza sta provocando alla vittima, sempre per, e ci tornerò più avanti, perché i reati informatici, tutti i reati informatici, quindi anche il cyberbullismo perché utilizza la rete, è il bullo che persegue una vittima intenzionalmente con dolo quando si commette il reato. Non sempre si rende conto degli effetti del suo agire. L'affievolimento del sentimento di compassione della vittima è quello di cui vi ho parlato, non c'è proprio un feedback corporeo. Nella comunicazione è importante quanto l'altro ci rimanda rispetto a quello che noi stiamo dicendo, quindi le reazioni dell'altro. Se c'è uno schermo, questo non c'è. Che l'altro sta soffrendo e prova dolore, la vittima, il bullo non lo capisce, non lo sa, ed è anche questo che favorisce la reiterazione dell'atto. E soprattutto abbiamo verificato come molto spesso per i giovani per i ragazzi più piccoli è uno scherzo, lo percepiscono come uno scherzo, lo fanno, compiono un gesto, un atto pensando che sia soltanto uno scherzo e immaginano che anche dall'altra parte venga vissuto così. I ragazzi di età invece dai 14 anni in su hanno invece manifestano una vera e propria intenzione nel perseguire e nel perseguitare la vittima. Questa è una distinzione che può essere importante, quella di considerare il cyberbullismo
nel momento in cui l'azione è un'azione, un comportamento di bullo che viene comunque ripreso attraverso i mezzi elettronici, però nella realtà il comportamento si è verificato nella realtà con quindi un atto di bullismo tradizionale, poi quello che è successo viene riportato in rete e ci sono invece comportamenti che già nascono sulla rete come appunto azioni di prepotenza informatica, ad esempio bannare un sito o quant'altro. Questi sono i due esempi dei due tipi di cyberbullismo. Possono essere violenze reali su coetanei che vengono riprese e messi nei circuiti di file sharing, dannaggiamento e comportamenti irresponsabili sempre poi pubblicati, e momenti privati, questi sono i più frequenti. Quelli di cui abbiamo maggiori denunce sono videoriprese di momenti di intimità tra coppie di giovani che stavano insieme, poi uno dei due lascia l'altro e viene diffamato. Ne abbiamo già parlato prima, non vi vorrei tediare. In concreto cosa fa il bullo? Lo sapete tutti, intasa una casella di posta elettronica di un utente che non vuole ricevere email, minaccia e molesta anche sessualmente le sue vittime, diffonde informazioni false e calunniose sulla vittima, divulga dati personali della vittima su siti web o forum e tenta di assumere l'identità della vittima compiendo comportamenti scorretti per l'etichetta, pubblica foto o filmati che diffamano o ridicolizzano la vittima. I reati consumati in rete, perché sono veri e propri reati, sono appunto le interferenze illecite nella vita privata, l'ingiuria, la pubblicazione, spettacoli osceni, pornografia minorile perché in realtà il materiale che poi si diffonde facendo la foto, facendo il filmato, la foto e dei momenti di intimità della propria compagna che poi, come ho già detto, si lascia e lo mette in rete, quello è materiale pedopornografico. Stiamo parlando di minori, quindi è materiale pedopornografico. Profilo socio-psicologico del cyberbullo che emerge dalla nostra casistica, che come ho detto è una casistica molto esigua. Ha un'età compresa tra i 10 e i 16 anni. Normalmente è uno studente che ha una relazione sentimentale di amicizia con la vittima, quindi si conoscono. Ha una competenza informatica superiore alla media, potrebbe essere un bullo che continua la propria attività di bullo anche sulla rete, oppure può essere una vittima che cerca in qualche modo di rifarsi sul bullo, cominciando lui a fare gli atti persecutori. Abbiamo riscontrato che possono passare all'atto soggetti che normalmente non commetterebbero azioni di quel tipo nella vita reale, quindi comunque un po' la rete, proprio per il discorso dell'anonimato, dà la possibilità e opportunità ad alcune persone, a tipologie di persone, personalità di compiere e di fare cose che normalmente non penserebbero neanche loro stessi di poter fare. Lo vediamo quando poi piangono in ufficio e realizzando solo in quel momento quello che è successo. Quindi non è possibile, in conclusione, tracciare un profilo univoco.